Il consiglio che posso dare è sempre quello di avere dei materassi giusti per ognuno, perché non è che un materasso va bene per tutti. Ognuno ha un modo di stare a letto, il modo di riposare. È indispensabile provare il materasso? Direi di sì, perché può darsi che uno lo sente con le mani e dice ma sì, è troppo duro, è troppo tenero, è troppo... Invece quando il corpo della persona è stesa, specialmente sul fianco, dove si trova con l'anca e la spalla, che devono modellarsi leggermente, in base anche al peso, perché se ce n'è uno di 90 kg e uno di 60, probabilmente le durezze sono diverse. Da 40 anni, infatti, Marein a Corlo di Formigine è un sicuro punto di riferimento. Che cosa ha fatto la differenza in questi 40 anni, Marino? La differenza che ha fatto, siccome vengo dai magazzini di materassi da 50 anni ormai, era quello di fare l'area prova, di disporre i materassi stesi, non più in piedi, da sentirlo con le mani. E credo di essere stato in Emilia uno dei primi a mettere l'area prova per dare la possibilità al cliente che si renda conto di persona, che vede che provandolo l'idea che si è fatto a vederlo non è più uguale. È tutto pronto per la riapertura? Siamo nella fase 2? Sì. Cosa sì, succederà? Perché stiamo preparando tutto a norme, anzi ho aperto la seconda porta, che facciamo una di ingresso e una di uscita, sempre per isolare di più per i dipendenti, noi e per anche il cliente. Il diritto alle protezioni, noi abbiamo 250 metri, quindi non c'è problema perché c'è lo spazio, le persone solo che stiano oltre un metro ci possono stare. E poi abbiamo il reparto biancheria e reparti vari. Cioè abbiamo sistemato i plexiglass, la cassa nei banchi, cioè isolare il cliente da chi sta servendo. Sono fiducioso che si ripartirà, perché penso dei risultati che abbiamo avuto in questi 42 anni, e per cui sono fiducioso.